Buonasera e trovati all'appuntamento dell'informazione del TG Max, c'è la politica in apertura, il governatore d'Abruzzo Luciano D'Alfonso ha incontrato a Palazzo Chigi il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri Graziano del Rio. Tra le questioni discusse il futuro dei tribunali minori, la chiusura del TAR di Pescara e i giochi del Mediterraneo in spiaggia. La Regione Abruzzo ha aperto un confronto con il governo Renzi per affrontare alcuni dei principali temi inseriti nell'agenda amministrativa e istituzionale regionale. Il governatore Luciano D'Alfonso ha incontrato a Palazzo Chigi il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri Graziano Del Rio. Tre le questioni discusse. Prima, trovare la maniera per fare in modo che le sedi di Tribunale Civile che sono funzionanti in Abruzzo non coincidenti con le sedi delle città capoluogo di provincia possano continuare a funzionare e ci siamo impegnati ad entrare nei particolari anche in coincidenza dello speciale lavoro istruttorio che sta facendo una commissione all'interno del Ministero di Grazia e Giustizia. In secondo luogo, D'Alfonso ha sottoposto al segretario il problema della sede distaccata del Tar di Pescara alla luce di due nuovi fatti, la proroga tecnica disposta in commissione fino a luglio dell'anno prossimo che servirà a puntualizzare gli elementi di dettaglio per l'individuazione delle sedi che continueranno a funzionare e la disponibilità del comune di Pescara a farsi carico dei costi di esercizio di funzionamento. Ultimo punto, l'esigenza di reperire risorse finanziarie come da contratto sottoscritto tra Territorio e Coni per lo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo su spiaggia edizione 2015. Abbiamo chiesto aiuto al governo, come per ogni grande evento sportivo, in maniera tale che anche in questo caso, per la candidatura riuscita della tenuta a Pescara dei Giochi del Mediterraneo sulla spiaggia, possa fare sì il governo da determinare almeno una parte della copertura finanziaria occorrente e così da fare bella figura sul piano internazionale. Su queste tre questioni, compreso l'invito a far venire a Pescara l'onorevole Del Rio, abbiamo trovato una disponibilità a verificare quelli che sono gli strumenti e gli spazi di agibilità e di azione. Io sono fiducioso anche perché il mese di settembre solitamente ci porta buone notizie. All'Aquila, terremotate alle prese con la doppia TASI, c'è infatti il rischio che il balzello debba essere pagato per le case distrutte dal sisma del 2009 e anche per i nuovi moduli abitativi provvisori e il progetto Case. Si prospetta l'ipotesi di un'ulteriore tassazione per gli aquilani proprietari di immobili lesionati dal sisma del 2009. Questo è il nuovo allarme lanciato dall'assemblea cittadina sulla recente istituzione dell'imposta comunale unica Iuc. Proprio questa imposta, costituita dall'Imu dovuta dal proprietario dell'immobile escluse le abitazioni principali e di una componente destinata ai servizi che a sua volta si articola in Tasi per i servizi indivisibili sia a carico del proprietario che dell'utilizzatore dell'immobile ed Intari destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Secondo l'Assemblea cittadina è legata alla Tasi la problematica degli aquilani proprietari di immobili danneggiati dal sisma. Per tale tributo l'impunibile è quella dell'Imu con aliquota di base pari all'1 per 1000. A differenza però dell'Imu, per la quale è prevista l'esenzione in caso di immobile inagibile, per la Tasi ancora non esiste una norma simile. Si concretizza così il rischio della doppia tassazione, poiché la TASI si applica anche alle abitazioni principali, sia al proprietario che all'occupante. Gli aquilani proprietari di un immobile inagibile si troverebbero a pagare sia la tassa per il progetto case o MAP, o affitto concordato o fondo immobiliare per la casa di cui usufruiscono in maniera temporanea, sia per l'effettivo immobile di cui risultano proprietari, anche se quest'ultimo non utilizzabile perché è danneggiato dal Sisma del 2009. Effettivamente ad oggi l'amministrazione comunale ancora non ha approvato il regolamento in merito e le rispettive tariffe. Si prospettano quindi tempi duri e preoccupazioni anche sotto questo aspetto. La viabilità sicurezza sulla strada provinciale ex statale 84, Lanciano Fossacesi, ad alta densità di traffico, sono state realizzate due rotatorie. Terminati i lavori promossi dalla provincia di Chieti per realizzare le rotatorie sulla provinciale 217 Lanciano-Fossacesia, strada ad alta intensità di traffico e scenario di diversi incidenti stradali mortali. All'inaugurazione, insieme al presidente della provincia e sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppe Antonio, erano presenti anche i sindaci dei comuni lambiti dall'asse stradale che unisce la fascia costiera con l'entroterra: Santa Maria in Baro, Mozzagrogna, Rocca San Giovanni e Lanciano. Questa di oggi, ha dichiarato Di Giuseppe Antonio, più che l'inaugurazione in sé di un'opera pubblica certamente importante sotto il profilo della messa in sicurezza, rappresenta un momento di incoraggiamento a lavorare per la sicurezza delle nostre strade, nonostante le enormi difficoltà finanziarie dell'ente. Proprio durante l'inaugurazione, infatti, ha evidenziato il presidente, si è verificata l'ennesima frana nella zona dell'Aventino. I lavori finanziati con fondi regionali nell'ambito del programma triennale della viabilità regionale 2008-2010 per un investimento complessivo di 1 milione e mezzo di euro hanno riguardato la sistemazione del tratto stradale ricompreso tra le due rotatorie regolamentando il transito veicolare specie alle intersezioni. Oggi, ha dichiarato di Giuseppe Antonio, grazie all'inserimento delle due rotatorie, prima di tutto si circola in condizioni di estrema sicurezza e poi si evitano rallentamenti e code che congestionavano spesso questa strada provinciale. Infine, il Presidente ha annunciato che le economie conseguite con i lavori eseguiti che ammontano a 227.224,91 euro saranno utilizzate per realizzare un'altra rotatoria con annessa illuminazione nel bivio tra Villa Romagnoli e Villa Scorciosa. Al completamento della messa in sicurezza della stessa strada provinciale. La cronaca, a distanza di 20 giorni dall'arresto del primo rapinatore, un ventenne di guardia grele e i carabinieri del posto hanno eseguito una misura di custodia cautelare nei confronti del complice, un minorenne di 17 anni, l'accusa è di rapine e lesioni personali. Le indagini svolte dagli uomini dell'arma sono iniziate lo scorso 6 luglio, dopo che alcuni passanti avevano telefonato al 112 per segnalare una presunta rissa tra giovani. In realtà, come hanno poi accertato... I carabinieri al loro arrivo i due avevano fermato il trentenne mentre camminava da solo a piedi in paese e gli avevano intimato di consegnare loro i portafogli. La vittima però si era opposta alla richiesta e fra i tre era scoppiata una colluttazione durante la quale uno dei rapinatori, il diciassettenne, appunto prima di fuggire a mani vuote, aveva sferrato alla vittima un pugno in pieno volto. Fuori i tassisti di dall'aeroporto liberi d'Abruzzo, lo ha stabilito il TAR di Pescara accogliendo il ricorso presentato dal Comune e dal Consorzio Pescarese contro il decreto dell'ex Presidente della Regione. Il TAR di Pescara ha accolto i ricorsi proposti dal Comune di Pescara e dai tassisti del Consorzio Pescara contro il provvedimento della Regione Abruzzo e dei comuni di Chieti e San Giovanni Teatino che disciplinava il servizio taxi nell'ambito dell'area dell'aeroporto d'Abruzzo. Una vicenda che si è protratta per mesi e sfociata anche in stato di agitazione e scioperi dei tassisti del Consorzio di Pescara, che lamentavano la presenza nell'area aeroportuale dei colleghi di Chieti. Con la sentenza del TAR ha annullato quindi il decreto 58 del 2 agosto 2013 pubblicato sul Bura numero 32 dell'11 settembre 2013, con cui il presidente della Regione ha determinato la creazione del bacino di traffico taxi dell'area aeroportuale dall'insieme dei territori dei comuni di Pescara, Chieti e San Giovanni Teatino e stabilito i posti per i taxi all'interno dell'aeroporto, demandando ai singoli comuni la regolamentazione della loro turnazione. Michele Giovannetti dell'Unitaxi. Siamo ovviamente felici avevamo capito che ce la potevamo fare perché eh, il decreto della regione presentava di, di, diverse, eh, diverse questioni un pochino avventate per cui il, il TAR ha riconosciuto esattamente quello che noi chiedevamo le nostre dimostranze noi alla regione avevamo detto dove che ritenevamo sbagliato il loro decreto eh, non, non hanno voluto ascoltare, sono dovuto andare avanti per forza eh, e alla fine eh, siamo, siamo stati costretti ad andare al TAR che ci ha dato ragione, ma noi gliel'avevamo detta la Regione come stavano le cose. Quindi non è che abbiamo fatto direttamente ricorsi, abbiamo cercato di farglielo capire ma non l'hanno capito. Intanto finora per i tassisti l'estate non ha portato grandi introiti, si spera nei prossimi mesi. Non è una grande estate, speriamo ancora al mese di agosto, forse un po' di settembre, però... Finora effettivamente gli affari vanno male. Un sovrintendente della polizia penitenziaria in servizio al carcere Teramano di Castrogno che aveva avuto contatti con un detenuto malato. Il risultato positivo al test della TBC. La presenza del detenuto malato era già stata denunciata dal sindacato Sappe segnalando che non erano state prese le dovute cautele a salvaguardia dell'incolumità degli operatori penitenzi penitenziari, e in particolar modo degli uomini della Polizia penitenziaria. Il Sappe da tempo denuncia una gestione poco trasparente e autoritaria da parte dei vertici dell'amministrazione penitenziaria regionale e locale. Incuranti si legge in una nota a firma del segretario provinciale del delle precarie condizioni lavorative cui sono sottoposti i lavoratori all'interno del penitenziario teramano, da tutti riconosciuto come il più problematico e sovraffollato del centro Italia. Tanto, conclude il segretario provinciale del SAP, da spingere il sindacato a proclamare lo stato di agitazione. La politica a Francavilla al Mare: il sindaco Antonio Luciani è in rotta con il Partito Democratico. Attende la tessera dal circolo locale dal 2013. Braccio di ferro a Francavilla al Mare tra il primo cittadino Antonio Luciani e il segretario cittadino del Partito Democratico. Ancora una volta, come già accaduto nel 2013, Edoardo Viani rifiuta la tessera di partito al sindaco che allora decide di scrivere una lettera aperta al segretario regionale PD Silvio Paolucci, al presidente della Regione Luciano D'Alfonso, al sottosegretario Giovanni Legnini, al sottosegretario alla presidenza della Regione Camillo D'Alessandro e al segretario provinciale Chiara Zappalorto sollecitando un una precisa presa di posizione dei vertici regionali del PD affinché venga tesserato nell'attuale campagna 2014. Alla base degli attriti tra sindaco e segretario cittadino del PD sembra ci sia l'allontanamento dalla giunta del vice sindaco Antonio De Marco e dell'assessore Pina Rosato, con conseguente subentro degli assessori di Lorenzo Di Peco e Buttari, tesserati PD. Ho chiesto più riprese di entrare a far parte di questo partito. Per l'ennesima volta mi è stato risposto di no, per l'ennesima volta sono stato ignorato anche dai vertici regionali. A questo punto non resta che una scelta, visto che il Partito Democratico si è messo in minoranza, da oggi sono in minoranza, io vado avanti senza, per coerenza ho restituito, restituirò eh, la, la nomina di vicepresidente del Consiglio delle Autonomie Locali, un organismo regionale nelle mani di Luciano D'Alfonso, da oggi si va avanti senza il Partito Democratico, io farò a meno del Partito Democratico, il Partito Democratico farà a meno di me. E quindi qui a Francavilla si governa senza. Vorrei precisare, perché sia chiaro a tutti i cittadini che non sono io ad essermene ad aver tradito il mandato elettorale. Il Partito Democratico che in tutta eh, autonomia ha deciso di non appoggiare più l'azione del mio governo, il mio mandato e quindi va bene, ne prendo atto. Nella lettera Luciani aveva anche minacciato le dimissioni se la vicenda non si fosse conclusa a stretto giro di tempo, salvo poi ripensarci accogliendo le esortazioni ad andare avanti dei consiglieri di maggioranza e di tanti cittadini. Sono stato eletto con questa coalizione, se non si va avanti con questa coalizione non si va avanti per nulla. Dopodiché gli altri consiglieri di maggioranza mi hanno invitato, mi hanno esortato ad andare avanti perché stiamo comunque facendo bene sul territorio, molti cittadini mi hanno esortato ad andare avanti, non vedo perché dovrei dire, visto che questo partito democratico io non riconosco, perché i valori del partito democratico, nei valori del partito democratico mi riconosco, ma qui c'è una questione locale, personalistica e allora farò a meno di loro e andrò avanti. Il sindaco di Orsogna, Fabrizio Montepara, ha scritto alla società Rete Italia SPA, proprietaria dei due impianti di distribuzione di carburante presenti in paese, per chiedere per quale motivo il costo del gasolio e della benzina per gli automobilisti è più elevato rispetto al prezzo normalmente praticato dagli altri impianti. Presenti nei comuni vicini di Canosa Sannita, Poggio Fiorito, Guardiagrele, Lanciano, Ortona, Atollo, con una differenza che arriva anche a 25 centesimi al litro. Montepara ha chiesto un rapido intervento per abbassare il prezzo unitario di benzina e gasolio, sia per andare incontro ai bisogni dei cittadini, sia per non creare eccessivi squilibri rispetto agli impianti dei comuni limitrofi la crisi pensionati alle prese con redditi sempre più bassi e dalle richieste di aiuto che provengono dalle famiglie. Momento conviviale promosso da ANAP, Associazione Nazionale Pensionati di Confartigianato, occasione per comprendere quanto possa essere importante il contributo dell'associazione in questo particolare momento di crisi. Luca Di Tecco, presidente di Confartigianato Pescara, l'associazione è vicina un po a tutte le, le realtà e quindi anche a quelli che prima erano imprenditori artigiani che ora sono pensionati chiaro che pensando a loro che forse hanno vissuto periodi migliori di questi ed è appunto per questo che confartigianato sta facendo un lavoro duro cercare nuove soluzioni affinché si possa un po ammortizzare questo periodo così difficile. Fabrizio Vianale, segretario dell'ANAP, spiega il senso di questi incontri. Diciamo che l'Associazione Anziani e Pensionati ANAP oltre a svolgere il ruolo sindacale e quello di sviluppare servizi per aiutarli e cerca di rendere anche più piacevole il tempo libero. In un paio di anni abbiamo iniziato a organizzare gite, aperitivi anche per far passare insieme a tutti gli associati dei momenti di aggregazione. Pensione che ovviamente non sono quelli d'oro ma che pure sono ancora punto di riferimento principale per le loro famiglie come evidenzia Carmine Sammaciccia, presidente dell'ANAP Pescara. Purtroppo il potere di acquisto delle pensioni ormai lo, lo dicono tutti si è ridotto estremamente. Il compito del pensionato di aiutare anche la famiglia nel, eh, diciamo, per arrivare a fine mese, perché il pensionato si è prestato per tanti anni anche a questo, e oggi ci si trova che magari i figli hanno perso il lavoro, la sua capacità di acquisto è diminuita e quindi siamo veramente ridotti e ridotti male. A Chieti l'amministrazione comunale istituisce il gruppo di pronto intervento strade, sei operai addetti alla manutenzione delle strade e cinque elettricisti alla pubblica illuminazione. Istituito a Chieti, il gruppo di pronto intervento strade, un servizio spiega al primo cittadino che svolgerà un controllo costante sul territorio al fine di prevenire i pericoli di pubblica incolumità, predisponendo monitoraggi e manutenzioni stradali straordinarie in città. Accanto al sindaco Umberto Di Primio, anche l'assessore ai lavori pubblici Mario Colantonio. Ai cittadini saranno date risposte immediate alle segnalazioni garantiscono dall'amministrazione comunale. Il gruppo di pronto intervento, istituito d'intesa con l'ufficio lavori pubblici e coordinato dal dirigente e il funzionario del settore, è composto da sei operai addetti alla manutenzione delle strade e cinque elettricisti che eseguiranno interventi su strade e pubbliche illuminazioni. Abbiamo sentito la necessità di organizzare uno dei servizi che maggiormente vengono richiesti alle pubbliche amministrazioni, cioè quello del pronto intervento sulle sedi stradali. In particolare che sia un tombino che fa rumore, che sia un buco sul manto strata, stradale, che sia un cartello eh, che in qualche modo è stato divelto, eh, tutte queste cose cumulate insieme creano disagio ai cittadini. Abbiamo voluto quindi organizzare, grazie al nostro settore Lavori Pubblici, all'assessore Colantonio, a chi dirige quel settore, ma soprattutto agli operai che in quel settore eh, lavorano, abbiamo voluto organizzare questo servizio in modo che alle richieste di intervento che vengono formulate dai cittadini possa essere data o una pronta, una pronta risposta con un immediato intervento intervento, ovvero possa essere organizzato l'intervento che poi dà soluzione a quella difficoltà. Si tratta di un, un miglioramento di un servizio che già esiste, ma si tratta soprattutto di avvicinare la richiesta dei cittadini alla soluzione del problema. Tutte le segnalazioni possono essere indirizzate direttamente all'ufficio Lavori Pubblici del Comune e, in alternativa, all'indirizzo di posta elettronica prontointervento chiocciolacomune.chieti.it o telefonando al numero 0871 34 1247. A cadenza mensile, verranno pubblicati sul sito internet del Comune i lavori espletati di pronto intervento. Soccorso in montagna un 46enne modenese che è partito intorno alle 13 di ieri da Prato di Tivo in provincia di Teramo, ha trascorso la notte in quota dopo aver perso l'orientamento. Quando avrebbe dovuto invece percorrere l'anello escursionistico che procede lungo la Val Maone, il Rifugio Garibaldi, la via normale di Corno Grande fino alla conca degli invalidi. Un'errata comprensione della segnaletica tracciata lungo il sentiero lo ha indotto a cambiare più volte itinerario. I tecnici del soccorso alpino e speleologico d'Abruzzo sono intervenuti sia dal versante Terramano del Gran Sasso sia da quello Aquilano, ma individuare la posizione dell'uomo non è stato semplice sia per la zona impervia in prossimità del passo del cannone a 2700 metri sul livello del mare sia a causa del telefono cellulare dell'uomo completamente scarico. Alla fine, in costante contatto via radio, le squadre e il medico del soccorso alpino lo hanno recuperato e ricondotto sul sentiero. L'uomo era provato ma in buone condizioni di salute. Il TG Max termina. Qui vi ricordo che TG servizi e programmi sono anche sul nostro sito internet, ci trovate anche sul nostro canale YouTube e i profili ufficiali di Twitter e Facebook. Vi ricordo che l'appuntamento con la nostra informazione torna domani puntuale nei consueti orari con il settimanale TG7. Arrivederci.